Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata della Google Developers Live. In questo episodio Alex Vagin, un Google Developers Expert italiano per l'area cloud, ci introdurrà una serie di link interessanti e utili per chi vuole iniziare a sviluppare con Google App Engine. Google App Engine, per chi non lo conosce, è un prodotto Google che rientra nel Platform as a Service, ovvero un servizio che Google offre che permette di sviluppare web application senza doversi curare poi di tutta la parte di infrastruttura che serve per far accedere gli utenti alla vostra applicazione. Quindi parliamo di hosting, parliamo di carichi di gestione dei carichi di lavoro, parliamo di storage, parliamo di infrastruttura di rete e così via. Google App Engine rende possibile lo sviluppo in Java, Python e Go e se volete saperne di più, oltre ovviamente a tutti i link che vi suggerirà Alex, vi consiglio di visitare la pagina dedicata, l'area dedicata a Google App Engine all'interno del sito developers.google.com. Quindi andate sul sito, c'è la sezione prodotti e all'interno della sezione prodotti trovate tutta un'area dedicata a Google App Engine. Io vi lascio ad Alex e vi saluto. Ciao! Ciao a tutti, mi chiamo Alex Vagin, sono Google Developer Expert nella sezione Cloud. In questa puntata ho fatto una raccolta di tanti link che secondo me sono importanti per chi vuole oppure ha appena iniziato a scrivere delle applicazioni per Google App Engine. La prima risorsa, naturalmente, è quella del sito ufficiale di Google App Engine, in cui oltre a tutta la documentazione sul funzionamento c'è anche la sezione di come iniziare a scrivere un'applicazione semplice. Questa guida è disponibile per tutti i linguaggi supportati dalla piattaforma, infatti sono tre, Java, Python e Go. La versione di Java ufficialmente supportata è 1.6, è supportata anche 1.7, però è ancora nella fase sperimentale. Queste guide sono molto semplici e facilissime da seguire, con dei esempi da fare copia e incolla e secondo me in 10-20 minuti avrete già la prima vostra applicazione pronta e funzionante. Oltre ovviamente a queste guide qua, per ogni linguaggio di programmazione c'è tutta la documentazione disponibile dallo stesso sito. In particolare tutti quei servizi aggiuntivi, oltre al data store e le cose di base, sono ogni servizio è descritto in dettaglio. Esiste un repository su Google Code con tantissimi esempi delle applicazioni già fatte. Sono sempre abbastanza semplici, ma ogni applicazione descrive una particolarità di qualche funzionalità in dettaglio. Insomma, ci sono, come dire, ci sono tanti. E vi consiglierei se vi trovate spesso tornare a queste pagine qui, vi consiglierei di fare check out di tutto questo repository in locale, così potete sempre confrontare il vostro codice con questi esempi. Quindi in questo repository ci sono gli esempi sia per Java che per Python. Dopo arriviamo anche a Go. Tanto che sto scaricando, quindi potete vedere qui diversi, ad esempio, search per Java, Python, product search Python, vediamo Python, ad esempio questa. Ad esempio, questa applicazione mostra in dettaglio come utilizzare il App Engine Search API. Sono abbastanza semplici, quindi, come dicevo, è molto utile questa risorsa qui. Ok,
Quindi sì, questa è la... questi sono Google App Engine Samples su Google Code. E ho visto che recentemente Google, almeno la parte cloud, è apparso su GitHub. E quindi ora anche su GitHub troverete altri esempi da notare che questi non sono, non è la coppia degli esempi di prima, questi sono altri esempi, quindi in più a quelli che ci sono disponibili su Google Code. Però questi qua sono, come potete vedere, sono abbastanza recenti, cioè sono stati aggiunti di recente, quindi infatti ad esempio App Engine Plus Go, vedo un esempio su come iniziare con Go, App Engine e Google Plus API. Anche questa è una risorsa molto utile. Dopodiché, se quelli erano esempi, questo link vi porterà a degli articoli scritti sempre dal team di Google App Engine, normalmente. Gli articoli che descrivono, che guardano in dettaglio una certa funzionalità, ad esempio questo qui che era in evidenza, parla degli indici del data store e qui infatti vi spiega in dettaglio come cosa fare e cosa non fare o non è consigliato di fare. Su questo link in realtà ci sono tanti articoli. Alcuni potrebbero sembrare anche forse fatti non di recente, però vi assicuro che la maggior parte di questi sono molto validi anche al giorno di oggi. Quindi molto consigliato questo. Bene, e ora arriviamo al Google Developers Live, di cui però anche questo video ne farà parte. Questa sezione vi porterà a tutti gli hangout che vengono fatti sulla sezione cloud. Qui non solo potete guardarli, ma penso potete anche partecipare, perché ogni hangout, ogni puntata è associata anche con un set delle domande che potete fare e le persone che il team di Google App Engine cercano di rispondere a tutte le domande. Potete andare su YouTube e guardarseli dopo, cioè guardarseli post registrati. Ad esempio, quel video che abbiamo visto la puntata che abbiamo visto prima, eccola qui registrata, quindi volendo uno potrebbe guardarsela anche dopo. Oppure cercare qualcosa tra questi video e trovare dei video fatti magari anche un anno fa, che sono ancora molto validi. Ad esempio, vediamo dei desktop. Ecco, ci sono un sacco di video interessanti. E infine c'è il blog di Google App Engine ufficiale, dove così vi potete tenere aggiornati sul, ad esempio, il rilascio delle nuove versioni dell'SDK e tutte le novità al riguardo. E ho visto anche che proprio in questo ultimo post ora c'è anche il Google Cloud newsletter, dove uno può iscriversi e ricevere degli annunci delle novità per email. Quindi ora, se quelle link di prima erano le risorse per uno da studiarsi e guardare da solo, ora vi farò
faccio vedere un paio di risorse della comunità, perché dietro a Google App Engine c'è un team, ci sono più di un team di Google, poi c'è una grande comunità degli sviluppatori esterni, oltre a tante aziende che usano Google App Engine. La prima risorsa sarebbe quella proprio del forum principale su Google Groups, un forum dove penso tantissima gente lo guarda e risponde, soprattutto ovviamente cioè, ci sono anche delle persone dal Google App Engine, dal dipendenti di Google, che chiaramente lo guardano e rispondono a alcune domande oppure segnalazioni di qualche genere. Però quello che vi consiglio di fare, ed è anche suggerito dal App Engine Team, e se voi avete qualche domanda sulla implementazione oppure sul come fare certe cose, come scrivere codice, come non scrivere, abbastanza recentemente questo supporto di questo tipo è stato spostato su Stack Overflow. E questo sarebbe il secondo link. Quindi tutte le domande del tipo come faccio a implementare una funzionalità che mi permette, non lo so, visualizzare un profilo in un certo modo, oppure come faccio a collegare una cosa con l'altra, tutte le domande, questioni sulla implementazione di qualche tipo, la potete fare su Stack Overflow, in cui c'è una grande comunità, cioè dei sviluppatori come io, come me e voi. Ci sono tanti dipendenti di Google che cercano di rispondere il più velocemente possibile a più domande possibili. Invece le segnalazioni oppure malfunzionamento di qualche tipo, se voi lo trovate, oppure non riuscite a far funzionare qualcosa, potete andare sul progetto di Google App Engine, su Google Code, e cercare, magari è possibile che c'è qualche bacco per cui magari non riuscite veramente a far funzionare una cosa, ma non è, nel senso, non è un bug nel vostro codice, ma è nel codice di Google App Engine. Quindi qui potrete cercare, ad esempio, questa la conosco perché infatti mi sono trovato anch'io in una situazione dove non riuscivo a fare una cosa. Ed effettivamente è una cosa di un bug di channel API. Quindi in questo caso, finché non viene sistemato, ci cerca di fare un workaround di qualche tipo. Leggendo articoli, guardando i sorgenti e guardando gli esempi è molto utile, ma io una volta ho aperto il sorgente del SDK e, come probabilmente vi potete immaginare, si scopre veramente tantissime cose guardando il sorgente della cosa in sé. Quindi praticamente in realtà sullo stesso progetto su Google Code di Google App Engine, oltre a quella sezione Issues, potete anche
guardare proprio il sorgente di, del Google App Engine SDK, proprio tutto il sorgente, no? Quindi, ad esempio, beh, partiamo con Java. Vediamo. Ad esempio, se foste mai curiosi come, oppure vi serve qualche veramente particolarità, su come è implementato il servizio di Data Store, c'è questo file, Data Store Service, che vuol dire implementazione, potete proprio vedere il sorgente come è stata implementata. Quindi per Java SDK non contiene il sorgente, quindi se volete vedere proprio il sorgente dovete fare oppure swing checkout oppure guardarlo da qui direttamente e vedere i sorgenti. Invece per Python tutto il sorgente è dentro il SDK che vi scaricate. Google App Engine, progetto su Google Code per Python e Java che è lo stesso. E invece Go ha un suo progetto separato ed è disponibile, comunque è sempre disponibile, sono sempre disponibili anche i sorgenti. E un giorno ero curioso di vedere come è implementata praticamente il collegamento tra l'API di Google App Engine e il mio programma scritto in Go. E in pratica questo è il file synthesizer.go che dove praticamente ho scoperto come effettivamente viene compilato il mio programma e come viene come collegato all'API di Google App Engine. Quindi questo, oltre anche qui ad essere una cosa interessante, vi aiuterà molto a capire come strutturare il vostro codice, dove mettere le cose, dove non mettere le cose, come vengono interpretate certe cose dopo dall'infrastruttura dei collegamenti tra la vostra applicazione e l'infrastruttura di Google App Engine.